Signori, buonasera a tutti, grazie per essere qui, salutiamo anche chi poi ci seguirà dopo che carichiamo il video. Dopo mi chiamo Fabio, è una mia carissima amica, nonché una ragazza che ha fatto tantissime esperienze che oggi ci racconterà. Chiara, iniziamo subito, ci tuffiamo nella discussione. Ma sei terzota? Questo si sono domandati tutti quanti quando abbiamo pubblicato l'evento. Allora, innanzitutto ti metto in pausa per un secondo perché ci tengo veramente a ringraziare tutti voi che siete venuti, perché è stato comunque un evento, diciamo, che abbiamo organizzato molto in ritardo, però, e quindi non c'è stato molto preavviso, però nonostante questo siamo qui, soprattutto voi siete qui, quindi già quello è molto importante. Seconda cosa, io non vorrei che questo sia un monologo, quindi interrompete, fate domande, insomma, tutto quello che volete. E terza cosa, anzi, ovviamente quello che io dirò deriva dalla mia esperienza, quindi non è oro colato, è, insomma, quello che ho vissuto io e come l'ho vista io, quindi non è la verità assoluta. Tornando. Ora ti metto in pausa io. Okay. Il discorso dell'evento organizzato breve, cioè in poco tempo, vero, abbiamo avuto diverse situazioni, ma l'importante è farlo, perché questo sarà il primo, non è che sarà l'evento che poi noi la facciamo una volta, sono venuto in Chiara, lo discutiamo da tanti anni di organizzare questo, l'hai detto poi a conclusione della serata. È tanto tempo che cerchiamo di organizzare, noi ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi avevamo da tantissima voglia di fare questo evento perché da Cirezza, su cui ho fatto la domanda per voi, non lo so, mi piace Cirezza, quindi è normale. Era da tanto tempo che volevamo farlo, quindi era giusto farlo ugualmente nonostante tutti gli imprevisti che ci sono stati. In ogni caso, questo è il primo, lo registriamo così poi rimane anche come documento, ma lo faremo nuovamente, magari riuscirà domani. Non riuscirà di nuovo a scendere dai suoi 2000 impegni che siete giustamente barcamenare, una cosa è stare qui alla Cirezza, quindi è facile organizzarsi, una cosa per uno in Francia non è così semplice. Ma che era? E anzi, meno male. Ho capito bene di Cirezza. Sì, sì, ora sì. Ora torniamo perché ci fate il filo adesso. Certo, molto importante il family tree. Quindi questo era il discorso, l'evento è la qualità quella che conta oggi, non il numero di persone che sono presenti qui in sede, perché poi quello lo faremo più avanti e più in grande. In ogni caso noi siamo qui presenti fisicamente, ci sono anche quelli che ci seguono online, quindi virtualmente, quindi siamo più di quelli che siamo qui. Torniamoci, interrompiamo. Quindi dopo la chiusa, la parentesi, esatto, questa è la domanda. Domanda tipica, acqua batteri, spiega perché lo so, però spiegalo loro. Allora, dal lato Cizzoto, mio papà è noto con il nome di Paolino, che era il figlio di Paolina che abitava qua. Cioè. Nella scuola? No, no, proprio qua in via, come si chiama? La mia via, via Bastionetta. Via Bastionetta. Siamo attaccati con la base. Quindi mia nonna Paolina, di cui mio papà si chiama Giuseppe Lofaro, ma se io gli dico alle persone Giuseppe Lofaro, sono chiaro, figli di Paolino, ah certo! Vabbè, io allora, io ho collegato tutto perché sono venuto con mio papà. Ah ok, e quindi, esatto, e quindi lui mio papà, e invece sì. Dal lato... Ecco, infatti l'altro pezzo di famiglia, proprio, mi stavo puntuando. Allora, lei è mia cugina Giovanna, cioè la figlia della sorella di mio papà. Ok. E il marito. Se non ci conosciamo, è tutta piaciuta. Ok. Ma tu mi hai chiesto amicizia da poco, come ti chiami, scusa? Io e mamma. No, nella faccia la mamma non c'è tu. No. Lei non è papà di Salvo? Sì. Allora no, perché io conosco solo lui. Ah, ok. Allora, ma perché non mi facciamo spostare di là? Perché io qua sono coperta. Spostatevi tutti quanti di qua, ragazzi. Così. Abbiamo il ventilatore che non vi vediamo. E tra l'altro perché così almeno siamo focalizzati tutti da una parte. Secondo me, se non. Ok, quindi domanda qua a te, in mezzo a risposta data, e l'altra invece mia mamma è 10 Castello. Sì, Antonatella. Esatto.
i miei nonni erano quelli che avevano la putia. Mi ricordo, quando prendevo l'autobus c'era sempre, passavo dalla salumeria e c'era tuo nonno. Ah, esatto. E poi c'era anche il tuo zio. Adesso. Io ci ho giocato con loro. Perfetto, quindi abbiamo tessuto tanti albero genealogico che archiviato. Ok. Insomma, quindi questo per dire a Coppa Tenis, poi a scuola sono andata all'Archimedi 10 reale. Anzi, veramente partendo dall'origine, alla scuola con la maestra qui presente Rita Stimale a Ficarazzi, che mi insegnò le prime parole, no, le prime parole di inglese me le insegnò mia mamma, poi quelle con la grammatica lei. E quindi sì, ho fatto l'Archimede, poi dall'Archimede mi sono spostata a Roma, dove ho fatto l'università, e dove poi ho incontrato il motivo per cui sono andata in India. Esatto. Quindi mi hai già anticipato quando dovevo fare, cioè il motivo per cui sei andato in India, lo vuoi cioè raccontare ero appunto studentessa a Roma, in una calda giornata di luglio, tra l'altro, anzi mi sembra che era proprio il 5 luglio. Ah, vedi, proprio! Cos'è, il 2009? Il 2008. Era il 5 luglio, mi sembra, ed era un sabato, per cui le lezioni erano finite e eravamo rimasti in pochi ancora a dover dare gli ultimi esami, e io ero all'università perché siccome a Roma c'è caldo d'estate e quando uno ha la camera in affitto l'aria condizionata non c'è mai, quindi tu muori, e allora dici vabbè andiamo all'università per studiare là. E quindi lui aveva fatto la stessa pensata e quindi si trovava anche lui, però non c'era nessuno perché sabato a luglio. Esatto, eravamo solo noi nell'intera università con gli uscieri. E quindi, e poi insomma ci siamo visti là, poi all'inizio lui voleva parlare, però poi non mi ha parlato, io invece avevo fatti i miei, e poi a un certo punto invece ha detto, poi mi ha rivisto di nuovo poi, ha detto vabbè ora mi fa parlare con sta ragazza, e poi ha detto ah ma tu sei indiano? Io ho visto questo film, perché all'epoca io mi guardavo i film indiani non in televisione perché ancora non c'erano arrivati su Rai 1, quindi io li guardavo con i sottotitoli in inglese o in francese. Perché in italiano ancora non li avevano doppiati. Poi qualche anno dopo sono spuntati su Rai 1. E quindi ho detto, ah sì, ho visto questo film, e poi da lì siamo messi a parlare, ci siamo frequentati e poi dopo qualche anno abbiamo deciso di sposarci e di trasferirci in India. E quindi. Adesso non più, ma sono stata lì 7 anni. Ah. E dall'anno scorso ora siamo in Francia, ma non so per quanto tempo, però comunque. Adesso siamo in Francia. E quindi il motivo. Il motivo era questo. È stato quello. E quindi poi c'è stato anche un discorso di ambientamento, no? Perché ci troviamo in un altro continente, in un altro mondo, no? Esatto. Come è stato l'ambientamento? E infatti è il motivo per cui ho messo queste foto qui, perché all'inizio. Quando uno va in India, queste sono più o meno le situazioni che tu vedi, un traffico tipo interminabile, sì. Cose un po' che tu dici ma che cos'è? Perché? Non capisci il motivo. Ogni giorno si vedevano situazioni che non avevano, cioè per me non avevano senso, non avevano spiegazione logica. A volte succedeva che qualcuno ti dicesse ci vediamo alle 5 e poi alle 6 era sfondato un urlo e tu ti arrabbi e dice non solo ma non ti chiamano perché? E quindi all'inizio è stato molto molto complicato, certo. Veramente, perché a parte cioè, già c'è a Delibo per dire c'è caldo, c'è il traffico, poi non sai dove devi andare a comprare le cose da mangiare. Anche Giovanna è stata in India, siamo riusciti a portarla. e quindi all'inizio tu sei un po' spaesato. Poi tra l'altro il primo anno che io ero in India, mio marito lavorava già, ma io non potevo lavorare perché si deve fare tutto un iter per avere il permesso di lavoro. Per cui lui andava a lavorare, io stavo a casa e mi dovevo
a dover risolvere situazioni quotidiane. Intanto il campanello suona tipo ogni mezz'ora, perché c'è sempre qualcuno che deve venire a casa tua, o quella che deve lavare, chi deve pulire, chi deve stirare i vestiti, chi viene per fare la raccolta del cartone, chi ti vuole vendere il giornale. Sì. Quindi ogni mezz'ora c'è qualcuno che ti suona. E io non capivo niente, perché mi parlavano in hindi e io non sapevo che cosa mi stessero dicendo, quindi ogni mezz'ora dovevo chiamare, scusa, ci parli tu. E poi anche l'andare a comprare le cose da mangiare, io non sapevo come parlare, perché sì, io parlavo inglese, però quando vai al mercato locale molto spesso o non parlano inglese, o anche se lo parlano ma vedono che sei straniera, ti aumentano il prezzo di 3-4 volte. Quindi, per dire, normalmente i pomodori costavano 30 rupie al chilo, ma vedevano a me e dicevano 200 rupie, così. Di questo non capisce. E quindi tutte queste situazioni qua, per cui all'inizio era un po' complicato. Molto complicato. Vediamo, aspetta che altra cosa c'era dopo. Ecco, qua abbiamo messa un'altra. sempre, cioè, tu vedi queste situazioni e tu dici, ma io non capisco perché, qual è il... Aspetta che mi ero dimenticato di... Scusa, mettere il silenzioso. Qual è, insomma, il nesso in tutto ciò? Poi durante la preparazione di questo evento, che ne abbiamo parlato un po' in giro, ci capitava, no? Sentivo un po' dei luoghi comuni. Poi noi siciliani siamo abituati che su di noi ce ne sono tantissimi pure luoghi comuni, no? Però su Linia ce ne sono alcuni particolari. Ora, quello che magari ti vorrei chiedere è questo: cioè, il discorso dei luoghi comuni in India, poi come in ogni luogo del mondo, non è reale, ma qualcosa di da sfatare più che altro su come si vive in India, su come si comportano, quando in realtà invece magari la realtà è tutta diversa? Allora, io alla fine di questo PowerPoint ho messo delle foto, però lì ci volevo arrivare dopo. Invece, parlando sempre dei luoghi comuni, l'anno scorso ho letto un libro che si chiama Factfulness, che parla di come noi, di come l'umanità guardi il mondo attraverso delle categorie. Cioè, parla di tante cose, giusto? Però una parte, insomma, parlava di questo. Diceva, noi, siccome il mondo è molto difficile per noi da capire, il nostro cervello vuole semplificare le informazioni che ci arrivano, perché altrimenti non può vedere una cosa con tutte le sue sfaccettature. Quindi, siccome noi dobbiamo classificare, io classifico che la Sicilia è mafiosa e classifico che in India sono tutti poveri, non lo so, cose del genere, e in Messico, se vai in Messico ti ammazzano, per dire. E quindi uno di questi feedback, diciamo, che mi vengono spesso, mi viene chiesto spesso, è: ma in India non è sicuro vivere in India. Ovviamente c'è sempre un po' di verità in tutto e un po' di menzogna in tutto. Quando ci dicono che in Sicilia ci sono i mafiosi, è vero che ci sono, però è anche vero che c'è tantissima gente normale, tanto è vero che io, tipo, in vita mia, penso che nessuno di noi ne ha mai visto una sparatoria, insomma. Perciò una di queste cose, appunto, è in India e nella vita non è sicuro. E allora, c'è un episodio che mi ricordo, che mi è successo ed è molto particolare, ed era un sabato sera, noi eravamo usciti, eravamo andati in un pub così, dopodiché un amico di mio marito fa, andiamo, ci facciamo un giro in macchina. Era tipo mezzanotte, e vabbè, andiamo a fare un giro in macchina, ci mettiamo in porto a vedere le montagne. Allora ci mettiamo in macchina e dopo un po', come tutti i film horror, i meglio film horror, ci perdiamo e la macchina resta incastrata in una specie di letto di un fiume che era tipo un po' secco, però la terra era rimasta umida, perciò la ruota è andata lì e non siamo usciti più.
e nel frattempo eravamo in qualche villaggio del Punjab che noi non avevamo idea, quindi non sapevamo né dove eravamo, era tarda notte in Punjab, non c'era campo nel cellulare e quindi eravamo, c'è sta distesa di campi, questa stradina, noi incastrati con questa macchina e le stelle e basta. Non sappiamo che cosa fare, ovviamente abbiamo paura perché di notte tu non sai mai insomma chi può incontrare. Perciò a un certo punto mio marito fa vabbè, io vado a vedere, mi sposto, se per caso spunta il campo nel cellulare, perciò lui si mette a camminare. Nel frattempo sentiamo un rumore di una motocicletta, perciò abbiamo detto vabbè, io mi vado a nascondere, non si sa mai che ladro, almeno una di noi sopravvive. Perciò io mi sono andata a nascondere ed erano su due con una motocicletta e mi hanno detto tipo se ci potete aiutare, mi potete tirare fuori sta macchina, ma niente, insomma non riescono e se ne vanno e noi siamo ancora là sempre pensando Madonna, ora a caso ci staranno chiamando, perché nel frattempo si stava facendo tardi, il cellulare non è irraggiungibile di tutti. Insomma, siamo lì, non sappiamo che fare. A un certo punto, quindi in questo silenzio dei campi indiani, sentiamo un rumore che non si capisce che cos'è, è proprio arriva dalla lontananza. Il rumore diventa talmente forte ed era da un lato un trattore, ma dall'altro era questo contadino, proprietario del trattore, che aveva ben pensato di mettere a tutto volume una musica tradizionale con tipo con i tamburi proprio della musica Punjabi, perché alle 2 di notte si può fare. Chi doveva esserci? Tanto, perciò c'è questa visione, no? Di questo trattore enorme, col tizio col turbante, con sta musica così, che si era alzato alle 2 di notte per venire a recuperare noi. Ah, perché vedevamo... Perché quelli erano andati a chiamare, lui è venuto, aveva il gancio, ha messo lì nella macchina e l'ha tirata. E quindi c'è il tutto, no? Per dire noi che eravamo tipo... super spaventati, ora ci ammazza, no, no, così, ma invece questo qua si è alzato alle 2 di notte pure, no? Per venire a prendere a noi. E quindi è sempre lì il fatto, cioè noi eravamo così spaventati, ma poi invece ci è andato bene. E tantissime altre volte poi sono successe situazioni in cui magari noi eravamo tipo spaventati by default. Così, cioè per partito preso eravamo già spaventati e poi invece non era il caso di esserlo. Poi è ovvio che la cattiva gente ci sarà sempre, se sei sfortunato ti andrà male sempre, ma penso che lì, cioè, o precauzioni o non precauzioni, una cosa che deve succedere penso che succede. E ti succede. Possiamo entrare sul discorso ad esempio delle similitudini, no? Tra Sicilia e India, abbiamo accennato un po' prima. Ora, sentendo te raccontare la situazione, ad esempio sul discorso degli orari, io penso che c'è qualcuno che è indiano o qualche indiano è siciliano. In ogni caso sugli orari penso che è una cosa... Io la prima! Esatto, è un discorso comunque che ci lega, il discorso che degli orari elastici, no? Che uno dà un orario invece poi è un altro. Ma ci sono alcune cose che tu magari ci vuoi raccontare, no? Sulla similitudine più che altro, perché uno è abituato a pensare la Sicilia e l'India sono due posti lontani geograficamente, quindi sono probabilmente anche lontani a livello culturale, ma sono anche due paesi, diciamo, del sud, ok? Quindi già esatto. Questo ti dà l'idea di una similitudine, no? Che tipo di punti di contatto ci sono tra queste due civiltà? Allora, io quello che ho visto è che mi... penso che in qualche modo mi abbia sempre fatto sentire anche a casa più in India che non magari adesso in Francia, è il fatto che comunque in India in generale quando tu ti rapporti alle persone non c'è, cioè non percepisci che quella persona ha un problema con te, se possono fare qualcosa per te la fanno, magari non avranno dei mezzi pazzeschi per farlo, però chi può, che aiuta, sempre disponibili, non c'è quel fatto
anche quando io stessa lavorando in banca, cioè il mondo dei servizi in India è tipo at another level, nel senso è non il non plus ultra, cioè molto di più. Ed è un dare e ricevere, perché appunto come stavo dicendo, io lavoravo in banca e allora lì non c'è il fatto, siccome io sono quella della banca, sono più importante. Se tu devi aprire un conto corrente, non sei tu che vieni in banca e io mi devo aprire il conto corrente, tu mi chiami dicendo io devo aprire un conto corrente e io ti dico preparami i documenti, la carta d'identità, la bolletta del telefono con l'indirizzo, eccetera, vengo a casa tua, ti porto il modulo già compilato da me e tu me lo devi solo firmare e basta. Quindi faccio tutto io, vengo io, recupero, me ne vado, eccetera. Cioè è una cosa che io quando la prima volta che l'ho fatto ho detto ma veramente? Dobbiamo aprire un mutuo, stessa cosa, chiamiamo un tizio della banca, viene a casa, ci spiega allora il mutuo funziona così, il tasso di interesse è così, ma non è che... Cioè è così per tutto, dovevo fare una chiave, chiamo il tizio della chiave è venuto a casa mia con la macchina. Con la macchina, con il marchingegno, sì, insomma, sì, per fare le chiavi. Sì. Cioè, cose che qua non mai sentite, e cioè, quello che possono veramente lo fanno. E quindi questo, vabbè, appunto la disponibilità. Ma parlando sempre di disponibilità, io l'altro giorno sono andata qui ad Aci Castello a farmi, mi dovevo fare la carta d'identità che mi era scaduta da tipo tempo immemorabile, ma vivendo all'estero non mi era mai servita, quindi perciò vado lì e chiedo, insomma, devo rinnovare, qui sono residente aire, e allora mi hanno detto sì, guarda, te la facciamo subito, perciò ho detto, che bello, insomma, non me l'aspettavo. Poi succede che giusto giusto non funziona la stampante. Però, ecco, allora, la cosa a me che comunque mi ha fatto sorridere è stato il fatto che nonostante non funzionasse la stampante, tutti gli impiegati lì al comune hanno fatto di tutto per farmi quella carta d'identità. Poi non ci siamo riusciti perché poi la stampante non ha funzionato, però comunque non c'è stato quel fatto di scusa non funziona, torno lunedì. C'è stato comunque quella disponibilità a dire aspetta, vediamo, proviamo, ci riproviamo, ne facciamo un'altra, aspetta perché non sta funzionando. E in India spesso succedevano cose del genere, cioè magari la tecnologia non supportava, però comunque l'aspetto umano c'era sempre. E quindi questa cosa, insomma, mi ha colpito abbastanza positivamente, anche perché siccome non ho tanta occasione di passare tanto tempo in Sicilia, no? Per cui quelle poche volte che vengo, mi è successa questa cosa, ho detto, insomma, bello. Io questo punto di contatto che comunque succede spesso. Esatto. Oppure due anni fa siamo andati verso Modica così a fare una breve vacanza e poi al ritorno abbiamo detto perché non passiamo da Gela? Sì. Vabbè, io non c'ero mai stata, però ho detto vediamo, siamo passati da lì, anche lì già l'ingresso non era molto invitante. A un certo punto non sapevamo più come uscire dalla cittadina e abbiamo chiesto a un passante e mi ha detto scusi ma qua il segnale, l'indicazione, allora lui signora tranquilla ci sta dicendo io, lei a dire che ca, lei scusa sta mia, mi riconosci. E infatti noi seguiamo lui e quello che ci dice e poi siamo usciti dalla città. E quindi per dire che uno potrebbe dire ah Gela potrebbe essere chiunque così, che invece una persona normalissima, esatto. Che si è prodigata insomma per dire, soprattutto la conoscenza poi dalla parte umana è più tipo di riesco di essere mia empatia di quello, esatto, che rimaniamo affascinati, esatto. E secondo me questa è quello che almeno per la mia esperienza in India è quello che ha reso il tutto più sopportabile in qualche modo, perché ovviamente se tu guardi solo il traffico, la confusione, il caldo, la sporcizia e non passi oltre, poi alla fine ti
senti male. Certo. Fisicamente e psicologicamente. E quindi invece poi quando ti rendi conto che le persone sono veramente lì per te, sia a livello di amicizia, di servizi, di tutto, poi... Torni sul verso alla fine. Ma soprattutto crei proprio un rapporto emozionale, di amicizia, molto bello. Poi ragazzi devi venire, esatto. Vita. Senti, invece la cosa che proprio non sei riuscita a superare, la cosa che ti è stata più difficile superare, quella più lontana da te. Il fatto che certa gente, non tutti, ma una buona parte, si sposi secondo il... cioè prima, quando la gente si deve sposare, non è che si sposa così, decidiamo la data, prende il libro, il tempio, no. Chiamano il tizio che gli legge tipo le stelle e allora tipo secondo la cosa se di sono nascita, le stelle, se sono, sì. Intanto deve fare tipo se il match funziona e poi deve fare proprio le date propizie del matrimonio. Quindi il matrimonio si può fare solo per dire nei mesi da gennaio a marzo, per e dire nel metà. Classi sociali. Non lo so, ma penso di sì, cioè molta gente che io conosco ha fatto, insomma, ha seguito questo iter e per giunta pure un mio amico che mi parlava, diceva se non mi sposo ora poi non mi posso sposare più, devo aspettare fino all'anno prossimo, perché il guru, non so, che aveva detto, e io, ma... però non lo so, e quindi questa è una. Senti, un'altra cosa di cui noi... Proprio forza parlarmi spesso riferendoci all'India, perché purtroppo arrivano queste notizie in cronaca nera, le donne che vengono praticamente trucidate per questioni di eredità, di dote, eccetera eccetera. Questa è una cosa così diffusa come sembra da qui, perché allora, ci sembra molto pesante questa storia. Allora, in un posto, scusami, peraltro dove da anni diciamo che l'India e la Silicon Valley è allargata, che a livello tecnologico sono molto più avanti di quello che noi possiamo anche solo immaginare, e poi nello stesso tempo a livello culturale e sociale, voglio dire, ci sono delle cose che sono cultura, ma che nel corso dei secoli abbiamo capito che cultura non è, vedi l'indicurazione per esempio. Certo. Anche queste cose che sono culturalmente radicate, l'evoluzione della civiltà e soprattutto la globalizzazione ci consentono di agire in un'altra maniera, quindi c'è questo, almeno io vedo questo contrasto che non ho percepito quando sono andata lì, perché 20 anni fa non avevamo grandi notizie e non sono stata così a lungo da poter entrare in rapporto con la gente, se vuoi sapere queste cose, oppure le leggi sui giornali, ma i giornali c'è magari che quindi. Allora, è vero che questa cosa esiste, e in certi posti anche un po' diffusa, però cioè non bisogna pensare che c'è solo quello, infatti quello che secondo me non è, cioè la visione che arriva in Europa è che ci sia solo quello, perché ovviamente quello è quello che fa notizia e quindi loro, i giornalisti, insomma i media riportano quello e noi giustamente crediamo che la realtà sia quella. È vero che esiste, ora non so dire se la proporzione sia più chi lo fa o chi non lo fa, però posso dire che quello che ho visto io, insomma, nelle grandi città spesso è una piena. Poi c'è chi dice che ci sono, che quelli più soldi hanno e più ci tengono, c'è anche chi dice questo. C'è chi dice invece che quelli, gente che è molto, che vive nei villaggi, ha questa mentalità. Io onestamente ovviamente non so, non è che ho vissuto la cosa in prima persona, però da quello che ho un po' potuto o captare o parlando con gli amici, so che sì, esiste, però diciamo che nelle città moderne non più di tanto. Tanto è vero che dei miei amici nessuno ha dovuto dare dote, io non l'ho dovuta dare, e anzi non, cioè, questa cosa non, almeno nella classe diciamo media lavoratrice magari non c'è tanto, comunque sta sparendo, in altri strati magari della società
Sì, certo. Diciamo anche che c'è comunque ormai un periodo di morbosità dell'attaccamento alla violenza, no? Quindi la maggior parte di queste notizie arrivano più rispetto che le altre. Sì, poi a noi nell'India arriva magari solo questo. Esatto. Come da loro probabilmente arrivano le nostre sparatorie, le arresti di mafia, c'è il discorso che a livello di media il pubblico è più attratto da questo che da altri, quindi ci combattono su questa situazione qua. Ci saranno sicuramente, ma credo che siano, certo, come da noi, solo la minoranza. Penso sia una minoranza. Non, allora, onestamente i numeri non li so, però comunque c'è molta sensibilizzazione su questo tema, quindi anche se magari molta parte della società ancora segue quel tipo di tradizione, in realtà sono molti, cioè, che lavorano... A livello generale ci si è posto il problema. Certo, ci sono sia tantissime, sia associazioni, c'è il Ministero delle Donne che esiste, esistono ONG che si occupano di educazione sessuale, di prevenzione di malattie, di andare nei villaggi a parlare di mestruazioni, perché per loro già questa parola tipo non è una cosa, oddio. Quindi comunque il lavoro lo stanno facendo, quindi poi ovviamente ci vuole tempo affinché funzioni. Ragazzi, il cibo. Il cibo, vabbè, tu lo sai che il cibo lo è. Infatti è una domanda provocatoria. Allora, a me onestamente piace un sacco. Io infatti mi manca tantissimo, soprattutto perché è stato, credo che leggiamo da qualche parte, che proprio esiste la dipendenza da peperoncino. Quindi quando tu poi ti abitui a quel sapore speziato piccante, no? Poi ti manca quando non c'è. Però ci vuole da abituarsi comunque. Sul cibo possiamo sfatare il mito, l'altra volta ne discutevamo, ti ricordi il curry? Il famoso pollo al curry, che in realtà è l'unico pollo che io mangio, però che in realtà non esiste tanto, però esiste un qualcosa che si chiama curry, che è giallo come quello, però in realtà di solito è un piatto vegetariano, almeno come lo mangiano a Delhi. Poi sempre io parlo per Delhi. No, perché poi da veramente da Delhi a Chandigarh a Gurgaon a Pondicherry è completamente diverso. Ma neanche lì c'era il curry. Neanche lì, infatti, quello di Jim Carrey, ma quale? C'era quella rossa, il tandoori. Esatto, allora c'è il pollo, più che altro è conosciuto come chicken tikka, che è praticamente tipo una specie di spiedino di pollo con delle spezie molto buone. Lo consiglio. Lo consiglio, sì, però qua non penso che lo facciano da qualche parte. E poi... Cioè, in realtà la parola curry, che sempre poi viene pronunciata curry. Semplicemente indica un insieme di spezie, quindi non è che curry in sé è una ricetta, non è pasta con la salsa, è una salsa, ma di che cosa lo dobbiamo specificare. E quindi questo, ma è come la famosa Caesar salad, che forse tu avrete mangiato, in tutti i posti, tranne che in Italia, esiste questa famosa Caesar salad, che è un piatto tipicamente italiano, ma noi in Italia non lo conosciamo. È come il pollo al curry. Che indiano non lo sanno. E quindi questo. Poi, che faccio? Metto qualche foto? Ah, sì, dai. Allora, vabbè, questa era una foto del nostro matrimonio. È stata una settimana? No, ah. Un giorno. Noi eravamo poveri. No, vabbè, praticamente quando abbiamo organizzato questo matrimonio io avevo una mentalità ancora molto strana, perciò ho detto no, ma non facciamo una cosa grande, facciamo una cosa piccola. Ma perché 3 giorni? Un giorno va bene, un giorno basta, ma perché sempre con quella testa non facciamo cose così all'ingrande. Invece poi anche quello è cambiato, no? Dopo che tu partecipi a tanti matrimoni, ti diverti, vai lì per 3 giorni, balli, mangi, fai, devo farlo pure io. No, perché poi vedi, no, chi, come dire, la sposa bellissima con un vestito pazzesco, tutto
luccicante. Però vabbè, insomma, a parte quello, comunque è stata una bella festa. E quindi ho messo questa foto. Anch'io molto, molto sobria, non mi ero fatta neanche molti tatuaggi, per dire, no? Invece li fanno proprio le idee, così, ma vabbè. Allora, ci siamo, prossima domanda del secolo. Domanda del secolo. Allora, una domanda che mi viene fatta tantissime volte è questa. In India c'è il Natale? Allora, tipo, ma ci sono le chiese? Perché è bello, ma c'è il Natale? E allora io rispondo così. Allora, allora ci sono secondo me due spiegazioni a questo. Uno, in India, sebbene sia un paese a prevalenza indù, ci sono tantissimi cristiani comunque, quindi ci sono tante chiese, tante festività, eccetera. Quindi questo è uno. Due, diciamo, come dire, conseguenza di questo, essendoci tante religioni in India, le feste annuali sono di tutte le religioni, quindi noi quando andavamo in ufficio avevamo vacanza per Natale, per Diwali, che è la festa induista, diciamo, poi avevamo vacanza per Eid, che è la fine del Ramadan, poi avevamo la vacanza per la nascita di, mi sembra, Guru Nanak, che è un'altra, forse dei Sikh, adesso non ricordo. Poi c'era la nascita di Ganesh, ricordo Ganesh. Tra l'altro, scusa, io, piccola parente, io sto contando all'indiano, perché gli indiani non contano, anzi, in India si conta veramente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi stavo andando così. Quindi sì, quindi a parte appunto la spiegazione, diciamo, religiosa, ma poi secondo me, anche se non fosse stato così, lì c'è una conoscenza dell'Occidente molto forte rispetto a quanto magari noi possiamo pensare. Quindi loro in realtà sanno tutto, sanno del Natale, di Berlusconi, dei calciatori, di tutte cose. Perché a parte che poi l'Italia è per varie ragioni abbastanza nota. Ma comunque si informano veramente sulla vita di qui, e quindi l'albero di Natale, per dire, lo fanno tutti, anche se non sono cristiani, insomma, ormai è una tradizione. E quindi questa era una. Ecco, poi come sono le città? Ecco, questo è un altro discorso che ci è capitato spesso in questi giorni mentre preparavamo questa piccola conferenza. Perché magari molti pensavano che, non informandosi probabilmente, che ancora in India le città erano quelle ferme all'Ottocento, quando invece ormai c'è un boom in India, uno dei più alti al mondo, quindi le città non sono, cioè ci sono i centri storici, non sono da noi, però ci sono anche città futuriste. Ci sono anche città. Così, delle autostrade. Non è un'autostrada, è il centro cittadino. Allora, io abitavo qua vicino, in questa situazione, e praticamente questo posto, fino a 10 anni fa, non c'era niente. Io non c'ero, ma mi hanno detto che non c'era niente. E poi, piano piano, hanno cominciato a costruire, quindi lì proprio ci sono tutti gli insediamenti delle aziende straniere, in India, quindi, diciamo, non in India, per almeno per il nord, quindi lì vicino c'erano, per dire, Microsoft, Samsung, Ericsson, varie banche, KPMG, insomma tantissimi brand noti, e quindi anzi ci sono veramente uno sviluppo che, cioè, tu dal giorno alla notte vedi il cambiamento. Io tornavo a casa la sera, cioè, ma questo non c'era stamattina. E quello che dovevo dire, ok, qui hanno cambiato traversa. Senti, i trasporti invece nelle città come sono? Perché voglio dire, io i miei ricordi sono al tuk-tuk, allora, meraviglioso. Allora, c'è quello. E i treni, che comunque, nonostante io dica che sono state 24 ore di incubo, ma è un'altra storia questa.
i treni mi pare che funzionassero, almeno per la percezione che ho avuto io, che funzionassero bene. Allora, io parlo per quello che ho preso io, comunque per Nuova Delhi, a me non è mai capitato di avere un ritardo. Io i treni li prendevo abbastanza spesso, i treni funzionano, ma soprattutto a Delhi c'è la metro? Ah, sì. L'abbiamo mai presa, quando era metro? Com'era? Era benissimo, puntualissimo, però a parte quello è nuovissimo, è nuova e cioè sono riusciti a mantenerla proprio pulitissima, la allargano sempre di più e funziona alla perfezione. Ora, prima a Gurgaon, che è questa zona qui, non c'era, ora hanno messo la Rapid Metro anche a Gurgaon, quindi prendi Rapid Metro di Gurgaon, poi c'hai tipo il cambio con la Delhi Metro, prendi anche quella, e ora stanno costruendo credo da altre parti di Delhi, e tipo per me muovermi con quella era, cioè, la meglio cosa, a parte l'aria condizionata. È un must, è un must, non si può per dire. Forza, però è una veramente eccellenze di Delhi, almeno per Delhi, poi per le altre città non lo so, Giovanni forse ci può illuminare. Ma da noi a Pondi c'era solo appunto il tuk-tuk, oppure ti affittavi uno scooter, dicevo io che devo andare in giro con lo scooter, perché poi altri mezzi non ho mai visto, né autobus, ah no, l'autobus c'era la corriera che faceva le grandi traversate, quindi da Chennai arrivava, che ne so, a Pondi, poi andava più a sud, poi andava per altre città. Però come immaginate, o se avete mai visto qualche fotografia, praticamente le corriere sono quei posti dove si attaccano le persone anche all'esterno. Anche alla porta! Cioè vedi tipo 200 persone attaccate a un mezzo. È vero. Sì, ma c'è veramente, c'è di tutto. Alla fine, cioè, queste cose sì, ovviamente sono un po' scioccanti, però... credo che stiano cambiando piano piano. Vabbè, c'è un discorso di sovrappopolazione, che sono cioè, dei dati, quindi è normale che sia così. È anche normale che sia così, è vero. Anche con 10 corsie, lì è tutto bloccato. Adesso in questa foto no, ma la sera si è tutto bloccato. Perché comunque ci sono a Delhi tra i 20 e i 25 milioni di abitanti, quindi comunque... Ne puoi fare strade, ma in qualche modo si riempiranno sempre. Anzi, qua sono ordinati, perché tutto sommato devono mantenere la loro corsia. Al centro cittadino, a Ponti, noi praticamente è vero che bisognava mantenere la sinistra, ma nella sinistra ti arrivavano anche quelli che dovevano andare a la loro sinistra. Però voglio dire, anche quando noi siamo qui a Catania, non è che... Non ci cambia di molto la situazione. No, in quel modo no. No, allora, di faccia proprio no. Però voglio dire, cioè quando scendi a Catania non è che... E anche nelle strade ad alta velocità io ho visto situazioni in cui c'erano sorpassi a tre. A tre, quindi un mezzo, un altro mezzo e un altro mezzo che sono passati. Per esempio l'ho vista anche in Thailandia, era la stessa cosa. Una sera che si vedeva con la Formula 1 del 90, era pazzo. Niente, era pazzo. Quindi che volevano fare la fattura molto pazzo. A Bangalore, che io l'ho trovata molto occidentalizzata, parliamo di 20 anni fa, molto più... completamente diversa da Madras. Proprio, il giorno alla notte. Sono stata sconvolta. Abbiamo trovato un tipo che poi l'abbiamo tenuto per 3 giorni, chiamavamo sempre lui, che era vestito come Fonzi, cioè presente Happy Days, perfetto col giubbotto, così, il ciuffo, e il suo tuk-tuk era adornato così, era un tuk-tuk rock. Ma faceva cosa, cucina di aiuto! Sì, perché poi, per esempio, i proprietari di tuk-tuk, non tutti, però alcuni, non ci tengono, e quindi no, se lo decorano, sì, le frangettine, tutto di rosa, rosa, sì. Questo tuk-tuk è favorevole al femminismo, per dire, no, fa mettere anche questo, oppure qualcuno che mette i cuoricini, la foto dell'attore, dell'attrice, però c'è un po' di tutto. A fronte di questo sviluppo urbano, che da alcuni è stato il primo che ha trovato,
Esiste un aumento della ghettizzazione o gli slam che ci sono stati sono sempre gli stessi? Cioè un aumento di ricchezza di questi spazi urbani, esiste poi un miglioramento della qualità della vita anche per quella parte di popolazione che è? Bella domanda. Allora, non credo di essere la persona adatta a rispondere a questo perché onestamente non sono informata. Io ti posso dire che grazie allo sviluppo c'è più lavoro, quindi già quello potrebbe essere un'indicazione per dire ok, almeno qualcuno sta, diciamo, guadagnando qualcosa e mandando più soldi a casa. Questo almeno è quello che ho potuto apprendere dalle signore che lavoravano a casa mia, con cui io parlavo in hindi. E quindi io chiedevo, insomma, le loro storie, dove abitassero, da dove venissero, che facevano, i figli. E quindi loro mi raccontavano che avevano, che lì a Delhi la loro sistemazione non era tanto bella, però che mandavano soldi a casa e loro venivano dal Bengala e lì invece ci stavano costruendo, insomma, una casa molto più grande, molto più bella, in modo che poi a un certo punto loro avrebbero lasciato Delhi e sarebbero andati a vivere là. Quindi non so rispondere alla tua domanda, però ti posso dire che quello che mi hanno detto loro era questo, che comunque guadagnavano per mandare qualcosa nella loro città di origine. Comunque, che un po' come facciamo anche noi qua di in ogni caso l'urbanizzazione poi si porta appresso gli stessi problemi e le stesse soluzioni in India come in Cina, come in America, come certo. In Europa è una cosa uguale per tutti, perché d'altronde prendi, dai, e quindi ha entrambe le situazioni. Naturalmente c'è 15 milioni di abitanti, certo, ha dei problemi diversi, certo, da una città come Catania che ne ha anche milioni. A livello di tempistica credo che lo sviluppo lì è stato ultimamente proprio è un boom. Certo, velocissimo, molto di più. Ma tra l'altro negli ultimi anni ancora di più, perché il governo proprio si è impegnato a fare una campagna praticamente mondiale di attrazione di investimenti stranieri nel paese per investire in nuove tecnologie. C'è una situazione di impiego di quadri che hanno un'alta capacità, un'alta professionalità. E ormai insomma il barriere non abbiamo più a livello geografico volendo, quindi perché no, se ho questa professionalità che per giunta la pago bene ma la pago comunque meno di quanto la pagherei negli Stati Uniti, in Canada o in qualunque altro posto, è normale che vengano. Cioè da un punto di vista aziendale è tutto un rapporto, certo, costi-benefici, quindi sarà sempre così. Bella ricetta universale. E niente, poi sempre facendo vedere qualche altra foto cittadina, non sono tutte capanne. Assolutamente. In India ovviamente c'è stata una fortissima influenza inglese, perché hanno avuto per secoli e secoli gli inglesi. Ancora oggi si vede molto questa presenza ex coloniale, oppure molto di meno? No. Cioè, nel senso, dal punto di vista architettonico qualcosa è rimasta, con i Gerri dei francesi, a Delhi stesso c'è il centro di Delhi che si chiama Connaught Place, che è non so come dire, una sorta di ha una forma tipo di anfiteatro, teatro greco, con le colonne, tutto bianco, e poi tu, un po' neoclassico. Esatto, perché è un lascito inglese. Quindi a livello architettonico qualcosa c'è. Poi la lingua ovviamente, l'inglese è abbastanza diffuso. A quanto so, perché l'ho saputo insomma parlando con i miei amici, eccetera, quando sono andati via gli inglesi, c'è stato inizialmente un periodo tipo di una sorta di rigetto di tutto quello che era inglese, perché siccome erano stati colonizzati, quindi hanno detto basta, tutto quello che è inglese via, e da lì però hanno diciamo eliminato anche magari
anche le cose positive che erano, tipo, mi avevano raccontato questa cosa del biglietti dell'autobus che erano stati tipo introdotti dagli inglesi e che poi quando gli inglesi sono andati hanno detto tipo, ah, basta, sta cosa non mi piace, la togliamo perché è degli inglesi. Ora non lo so se è vero, può darsi che è una stupidaggine, giusto, però all'inizio insomma c'è stata questa cosa qui e poi invece piano piano si sono resi conto che magari delle cose sì non erano giuste, altre invece comunque avevano un loro perché e quindi questo e niente, poi andando avanti nelle foto, niente, ho messo anche questa. Questa è una nuova zona di Burgogne, che è un'area di Nuova Delhi. E poi cosa fa Bushido veramente? Allora sì, ecco. La donna, sì, possiamo uscire, ecco, qui tra l'altro bevevamo vino con questo era un mio collega, questa era un'altra persona. Ma com'è la situazione degli alcolici? Allora, dipende da dove sei. Per esempio, nello stato, mi sembra, del Gujarat non sono ammessi, o comunque nella città di Vadodara non sono ammessi, questo lo so per certo, perché ci sono alcuni italiani che vivono lì e quindi dicono sempre aiuto. Però nelle altre città, Nuova Delhi, Mumbai, non c'è, cioè nel senso puoi bere. Perché io parliamo sempre di 20 anni fa, quindi con l'inizio del tutto. Però a Bangalore, che ho trovato così occidentalizzata, ancora la birra te la potevi comprare fuori e te la potevi dare al ristorante, però una volta nel sacchetto. Oh, ok, no, non è così. Allora, è vero che bisogna comprare. Allora, se vai al supermercato gli alcolici non li trovi, perché per vendere alcolici ci vuole la licenza. E quindi i supermercati non prendono questa licenza e per vendere gli alcolici ci sono dei posti che si chiamano teche, come una teca normale, e vai nella teca e ti compri tutti i vari tipi di alcolici, insomma, li vendono tutti là. Mentre invece se vai al ristorante, anche lì ci sono ristoranti che hanno la licenza e ristoranti che non ce l'hanno, e poi puoi ordinare un po' di tutto. Quindi questo qua, gli alcolici ci sono. Diciamo la sera, diciamo che le grandi città sono veramente oramai molto, molto moderne dal punto di vista sì, lavorativo, sociale, comunque diciamo, lo strato di popolazione media alla fine è molto come noi, quindi anche lì non c'è molta differenza magari. Ma le grandi città sono forse anche gli stessi piccoli microcosmi all'interno di un grande paese che poi ingloba un po', certo, un po' tutto. Certo. Le grandi città poi vengono a vendere, sono anche la cartolina di quel paese, per esempio dell'India, per l'estero. No, in realtà forse per l'India è il contrario, la cartolina sono più i villaggi, perché la gente quando va in India ti aspetti di vedere, non so, la mucca. Questo magari sì, però il turista occidentale in quella spesso arriva comunque all'inizio delle grandi città e se le trova come trova le città in occidente. Sì, diciamo che almeno tu quando arrivi a Delhi o Mumbai, almeno il primo impatto magari è un po', cioè è sempre forte, però almeno hai il tuo conotto quindi sai che comunque non alla fine lì. Parlando l'inglese vai un po' comunque, hai gli hotel, hai insomma tantissimi ristoranti italiani anche, quindi non rimani insomma fuori dal mondo. E infine... Senti, il sistema educativo? Come scusa? Sistema educativo? C'è l'obbligo scolastico? Allora, lì non so rispondere tanto bene perché non avendo figli non mi sono molto... cioè ho captato qualcosa però poi non so esattamente come funzioni. So che ci sono dei criteri di ammissione molto stretti
già a partire tipo dalle elementari, e quindi ti fanno proprio il colloquio al bambino, ai genitori. Ora non so se sia in tutte le scuole così, probabilmente no, però sento, c'è molto stress legato alla scuola. Questo sviluppo tecnologico così importante e così generalizzato, secondo me deve avere un background nel mondo della scuola, con una qualità, altrimenti non si va così avanti così velocemente, secondo me. Certo, io sono, da un lato sono ferma a Slumdog Milionaire oppure al Dio delle piccole cose, ecco, due realtà che, dall'altro poi mi rendo conto delle cose che legge adesso, le cose più, questo enorme sviluppo di cui è una cosa di cui si parla così tanto, non può essere arrivato da un momento all'altro, quindi probabilmente c'è stato intanto secondo me un retaggio del sistema educativo inglese, perché da questo punto di vista liberarsi delle cose antiche è più difficile, fortunatamente direi in questo caso, perché il sistema quello funziona meglio del nostro, cioè noi ci siamo rifatti agli altri, quindi probabilmente c'è stato questo insieme di due cose, un retaggio che è rimasto, anche il discorso della lingua, la lingua inglese è così diffusa, ma dove la trovi nel mondo, al di là dei paesi anglofoni di loro? No, ma infatti cioè, l'India è l'unico paese, non America o UK, che parla l'Europa, e questo è un grande vantaggio, cioè, dico io sarò anche di parte, però voglio dire una cosa... Beh, nella Silicon Valley californiana l'ingegnere che è indiano è quasi uno stereotipo praticamente, sì, perché moltissimi, tantissimi ingegneri che vengono dall'India. Sì, ma anche i CEO, cioè gli amministratori delegati delle più grandi aziende del mondo, sono molto spesso di origine indiana oramai. E quindi no, e soprattutto, ma questo deriva anche dal fatto che le famiglie sono molto pressanti dal punto di vista scolastico, cioè c'è una competizione pazzesca, e quindi tu, per dire, il loro sistema dei punteggi è tipo con le percentuali, quindi tu devi essere non solo vicinissimo al 100%, ma tipo devi fare 99, non so, cioè, perché se fai 98, già basta, non va bene, sei fallito. Perché ovviamente c'è talmente tanta competizione che anche quel 0,1% già di differenza già ti fa tanto. E quindi sì. E poi come scuole ne abbiamo vista una a Chandigarh, dove praticamente, perché oramai appunto grazie a questa tecnologia, eccetera, poi ovviamente per chi se lo può permettere, ma c'è tanta gente che se lo può permettere, perché poi c'è anche questo, avevano di tutto, cioè tu hai tutte le attività a scuola con la piscina, la classe proprio di musica, ma con gli strumenti proprio giusti, con le aule con i pianoforti, l'aula di informatica con dei computer, cioè tutte cose nuove, tutte cose moderne che io voglio dire, noi mi pare di aver letto. Ah sì, era proprio in India, che è stato sviluppato una sorta di software che a costo quasi zero proprio per gli studenti, è un hardware che costava pochissimo, ma questa storia la devo andare a rivedere. Guarda, onestamente... Proprio per incrementare il discorso tecnologia nelle scuole, parlavano di scuole elementari addirittura. Ma non solo questa, cioè ogni giorno in India c'è qualcuno che inventa una nuova app. E io ogni tanto quando sfoglio tipo i giornali online, le news, no? Vedo due studenti dell'università di X hanno inventato l'app per... e poi cose pazzesche, no? E ogni giorno se le inventano per risolvere problemi veri che esistono. C'è stata una storia famosa di un imprenditore un po' di anni fa, non di app, però di un prodotto vero, che voleva produrre assorbenti a un costo accessibile, perché per le donne dei villaggi non si potevano comprare perché costavano troppo, in più si vergognavano ad andarli a comprare. E questo qua, allora, lui era sposato e a un certo punto gli è venuta questa cosa di dover inventare questo macchinario. La moglie l'ho preso per pazzo. Lui dice: io devo andare a fare domande alle ragazze, tipo devo fare un sondaggio per capire intanto la popolazione com'è.
No, io vado a chiedere alla ragazza, mi schiaffeggiano, solo questo chi è, che cosa vuole. A un certo punto lui si era fatto su se stesso un marchingegno, tipo di che sanguinava lui stesso per vedere l'assorbenza, come funzionava. A un certo punto è riuscito veramente a creare un macchinario, tanto è vero che questa storia l'hanno fatto anche un film. E poi ovviamente la gente si è creduta, ma all'inizio lo credevano pazzo, uno che è, perché poi un uomo nel sud dell'India, in un villaggio, e ogni giorno veramente ci sono di queste cose, che inventano veramente belle cose, sono molto, cioè vogliono veramente risolvere i problemi. E ci si mettono. E va bene. E poi niente. L'ultima foto era: ma la donna può lavorare? Bisogna indossare gli abiti tradizionali? Allora, se sei Adele, no. Ho messo qui qualche foto in ufficio. Mi era piaciuta questa perché sono io con tre colleghe indiane, di cui solo lei un giorno aveva deciso di indossare un qualcosa di indiano, ma poi ognuno si veste un po' come vuole. Quell'altra lì era un'altra mia collega seduta accanto a me, con cui eravamo molto amiche, era veramente un amore. E invece questo è un abito abbastanza tradizionale, quello con il che hai i pantaloni sotto, questo è indiano, no? Sì, forse tutte e due, tutte e due. Sì. Solo che lei c'ha qui davanti la sciallina, la scialle, quindi non si vede, però sì. E niente, poi un'ultima foto, anche qui con delle amiche. E qui, ma voglio dire, se poi c'è una... Bisogna obbligare le donne a indossare il sari, perché sono più eleganti. Sì, infatti è molto bello. È considerato veramente, cioè gli indiani considerano il sari tipo una cosa molto, molto sensuale. Perché poi, siccome il dietro è un po' aperto, no? Quindi si vede comunque un po' la schiena. Io mi hanno spiegato che è importante che non si vedano le spalle. Allora, questa manichettina così. Allora, è vero che c'è la manica, però anche lì le donne, diciamo, di una certa età, sì, anzi, maniche tipo quello che. Giustamente. Ma le ragazze oramai io ho visto sari con la schiena completamente di fuori, senza maniche, senza niente, cioè io stessa veramente non me la sento, però oramai insomma c'è la modernità anche lì, e quindi magari le madri non saranno tanto d'accordo, vabbè, e basta. Questa era l'ultima foto da parte mia. Io vorrei chiedere, visto che Giovanna ci ha fatto l'onore di essere qua, di rilasciare qualche commento, perché anche lei è stata in India. Siamo riusciti qualche anno fa a trascinarcela a Nuova Delhi. E lì c'era un pochino... No, poi dopo poi va bene. Mamma. Esatto, tu chiamami appena ti era un po' fuori. Vabbè, digli che deve chiudere. Allora, vediamo, ciao. C'è il programmino che fa la falsa chiamata. Ti chiamo in chiaro. Perciò, no, io voglio sapere, anzi, noi tutti vogliamo sapere. Tu, che cosa ti ricordi? Come hai vissuto questa cosa? Che cosa hai scoperto? Magari che cosa... quello che vuoi. No, è stata una bella esperienza comunque, perché diciamo che la differenza tra Italia e India, cioè, tipo per i posti, la gente, visto che ho visto... Visivamente, ovviamente, c'è tanta differenza. Tipo, diciamo, Nuova Delhi, e dove siamo andati noi, cioè di Micio. Certo, lì vecchia, quindi proprio sì, opposto. È come andare nel 1700. Infatti è rimasta in Brescia, questa città dove c'erano, diciamo, tra parentesi, malviventi. E poi, non lo so, comunque è stato bello perché le città sono enormi comunque.
infatti mi ricordo quando hai fatto vedere quella foto dove c'era tutto quel traffico, insomma stati, mi pare se non un'ora per arrivare a casa, che eravamo immersi nel traffico. La differenza anche appunto dei mezzi di trasporto, dove qui per esempio abbiamo di tutto, autobus eccetera, e invece eravamo con quella navetta. Qua invece devi camminare, devi sudare, esatto, tanto il sole. Stranamente ho mangiato tutto. Io mi ricordo che siamo andati a Cianciocco, però mi ricordo che siamo andati a Lilton. Sì, a Lilton. E poi anche la dov'è che c'erano 40 gradi, come si chiamava? Che ne so. Dove possiamo andare a mare? Ah, a Ponticelli. A Ponticelli. Dove era anche lui? Ecco, lì era bellissimo pure. C'era il lungomare anche là. Sì. Il lungo caos, perché l'oceano è sempre agitato e praticamente anche la notte c'è sempre, ti accompagna il sottofondo dell'oceano agitato. Comunque, una parentesi che mi è appena venuta in mente, sappiate, anzi Giovanni e Antonio lo sanno, che io ho fatto pubblicità anche al contrario di Acetrezza a Gurgaon, dove c'erano le macchine, perché lì ogni tanto scrivevo per una rivista e il primo articolo che ho scritto era proprio riguardante qualcosa di folcloristico in Italia e io gli ho parlato di due cose, la festa di San Giovanni con le foto proprio originali, di, esatto, e il presepe vivente. È una cosa che sicuramente è nuova, e quindi questo. Sì, ma c'erano le loro feste. Sì, ma poi dalle feste in anno. Certo. Insomma, per me è una questo era tutto. Porto in giro Ganesh. Porto in giro, qui, qua ce l'abbiamo. Ecco, è il mio dio preferito. Se facciamo vedere. Questo è... Invece, così come quando... sul mio letto c'è un enorme dipinto di tela, mi viene in questo momento come si chiama il di tela. Un enorme batik con Shiva e tutte le sue donne. Wow. Shiva meraviglioso. Che ha deciso di andare in India, era una cosa che aveva ereditato dal compagno con cui ho condiviso. Questo è enorme, proprio Shiva, bellissimo, coloratissimo. Giovanni, mi sembra che stavi dicendo. Sì, stavo dicendo una cosa che a prima esperienza può lasciare turbati, almeno a me ha lasciato turbato, è che su Ganesh, non conoscendo poi il simbolo, ho visto una svastica disegnata. Ah, certo, perché all'inizio quando uno la vede, anche io, insomma, comunque a vederlo, siccome noi non ci siamo abituati, non ti fa un impatto, invece poi l'India non ha alcun... Cioè, non è la svastica con il senso che gli diamo noi, anzi la svastica era originariamente loro, e poi credo che i tedeschi l'abbiano preso, modificato. Sì, perché è il sole, cioè è un simbolo solare, la svastica, sì. E anzi, si vede ogni tanto anche scritto, tipo swastik, così, però non so onestamente poi i significati, eccetera. Era un simbolo positivo fino sì, sì, sì. All'adolescente. Era un simbolo positivo. Cioè, in India lo è ancora. Palazzo Manganelli a Catania, nel mosaico che c'è all'esterno, c'è disegnato la svastica perché è ottocentesco, quindi è precedente a quello come l'idea. Ma questa è la verità di quei significati osceni, che sappiamo. E niente, qui abbiamo messo così qualche elemento molto caratteristico di quelli trasportabili da casa mia, perché. Che se no era un po' troppo. Queste secondo me sono la cosa più bella, sono
una sorta di rappresentazione di delle candele che vengono chiamate dia. In genere le dia vengono fatte un po' come questa, dove tu hai semplicemente una parte concava e poi metti dentro dell'olio e prendi un po' di cotone, uno stoppino, però così col cotone fai un po' così, lo metti dentro e poi lo accendi ed è il simbolo del Diwali. Il Diwali è la festa, diciamo, la più grande festa indiana, la festa della luce, dove che viene appunto festeggiato ogni anno verso ottobre-novembre. Ed è praticamente la vittoria tipo della luce sul male, del bene sul male, eccetera. E sono proprio credo il simbolo che spesso vediamo anche quando vediamo vari poster sull'India, vediamo sempre una candela, sì. Sono queste qua. E poi ne hanno fatte quei di vari tipi, però queste qua proprio così, con la parte, poi tu gli metti l'olio e il cotone, come quello originale. Olio o ghi? Ah, che ghi! Esatto. Il ghi che è una sorta di burro... chiarificato. Burro chiarificato, esatto. Che sembra faccia più bene del burro normale. Io non ne mangio né l'uno né l'altro, quindi non lo so. Non faccio test. Però, cioè, l'ho mangiato, è anche buono. Però non so di simbologia, la dea invece con tante braccia, non mi ricordo. Allora, ce ne sono tante, c'è anche Lakshmi, c'è Durga e hanno tante braccia, quindi onestamente non so rispondere, anche perché siccome sono talmente tanti che io non so qualcosa un po' così. Un po' su Lord Ganesha, un po' su Krishna, però non molto in profondità perché poi la parte religiosa magari non era proprio il mio forte. E quindi non so. Comunque è un'esperienza che secondo me, se uno ha la possibilità di farla, perché alla fine a parte vabbè vedi tante altre cose che non hai visto, ma soprattutto se poi ci stai un bel po', ti apre proprio la mente, perché ti trovi a affrontare situazioni che magari non conosci, quindi poi dici, guarda, vedi questa cosa che noi magari in Italia non sappiamo, non si può risolvere così. Comunque io penso che se appena appena ci si lascia andare, e io ero proprio nella posizione mentale di farlo, io ho trovato spiritualità a ogni angolo di strada, per modo di dire. Un giorno sono andata a questo famoso giorno che ho litigato con il ragazzino che voleva prendere il chiodo dopo che mi aveva venduto le scarpe, ho fatto questa. Sono andata in uno di questi tempi sulla spiaggia bellissima e c'erano una vasca con dei pesci e c'era una mendicante, insomma una signora, una commerciante, io non lo so, che mi diceva che lì si pregava in tutte le lingue del mondo e bastava semplicemente dare da mangiare questo grano che aveva lei ai pesci. Naturalmente me lo vendeva per una certa cifra. Io devo dire che al di là del fatto che mi potessero prendere in giro, poi per il discorso del partito preso che non voglio essere preso in giro, è arrivato dopo. Ma lì praticamente io ho speso una cifra allucinante, per modo di dire, perché volevo pregare, in quel momento volevo dare da mangiare i pesci così. E poi all'interno sempre di questo tempio c'era un sacerdote che penso se lo comunque io abbia mai visto al mondo, con una specie di sale bianco a volte che mi ha messo il, non mi ricordo come si chiama, il bindi. E io ho visto. Certo, ci sono poi delle tradizioni, delle cose un po' particolari. La vita non è molto cara. Ecco, la domanda 100 milioni di dollari. Mancava quella. L'unica mezzo. Ma vediamo quello, ma tutto voi la casa in India ve la siete comprata, vi è costato poco. No. Allora, io dico sempre due cose, cioè se uno vuole vivere a livello da locale, sempre senza comprarti la casa. Allora, ok, rispetto a qui, è vero, i prezzi sono molto più bassi. Però anche ora con gli stipendi sono anche molto più bassi. Ma se tu invece vuoi fare la vita da occidentale, devi pagare tre volte più di qua. Quindi dipende da dove la guardi. Sì, da che standard vuoi. E da che standard vuoi.
Poi Delhi, per dire il mercato immobiliare, cioè la famosa bolla c'è anche lì, e quindi gli appartamenti costano comunque 200-300 mila euro, cioè non è che costano poco, costano poco come qua. Se tu pensi che però lo stipendio è meno, lo stipendio medio è meno di quello di qua, hai un po' di un po' per mettere. E quindi... boh. E vabbè. Non lo so. Io penso che abbiamo risposto a tante domande. Spero che... Soprattutto a me suscita la mia voglia, io... viaggio, però già sta viaggio stavolta c'è un blocco. Sì, esatto, secondo me il punto principale della cosa era capire che comunque a parte l'impatto visivo che è praticamente pazzesco, in realtà poi c'è la normalità, c'è l'umanità e alla fine le persone sono, una volta che uno capisce un po' il meccanismo di come funziona, alla fine è come qua, e anzi la gente è molto ospitale. A me veramente non hanno mai fatto mancare niente, anzi mi hanno... Se io dico a qualcuno, guarda, sto venendo a casa tua e siamo in 10, sì sì, tranquillamente. Cioè, se non ti diranno mai di no. Un piatto di pasta, anche se siamo in 10, sempre ce lo dividiamo tutti e 10. Una forchetta da ciascuno. Quindi alla fine è quello che... fare stare una cosa, direi che con questa nota concludiamo. Mi pare che ci siamo. Curiosità, è molto importante che ti ha stimolato appunto la curiosità, esatto. Qualche domanda che è stata risolta. E poi un piacere che siamo almeno riusciti a mettere questo passo, perché come l'hai accennato prima, noi già delle collaborazioni l'avevamo fatte, come lei in India, soprattutto questo discorso del portato a Civezza in India, che per noi come associazione è anche uno dei nostri scopi sociali, quello di far conoscere la Civezza, non soltanto la Civezza, ma in giro. Chiara è stata una persona che ci ha aiutato in questo, quindi già c'era una collaborazione tempo fa di dell'amicizia che ci lega. Però era tanto tempo che volevamo fare questo incontro e quindi abbiamo rotto il ghiaccio, e questo già è importante. L'incontro è stato piacevole, credo che vi sia piaciuto. Perché ovviamente è stato possibile solo grazie ad Antonio e a voi che siete venuti. Quindi, altrimenti parlavo da sola. E soprattutto a Chiara, in realtà, perché la sua esperienza è come ce l'ha raccontata e spiegata. Come abbiamo detto, è un inizio e a breve lo porteremo, speriamo, più in grande anche in altri posti. Grazie che ci avete seguito, grazie che ci guarderà poi. Grazie mille. Ci ha dato tutte questi piccoli input. Io ogni tanto posto qualcosa su Facebook, quindi se voleste restare sintonizzati, sono Chiara Lofaro. Seguitela. Seguitemi, insomma, aggiungetemi, non lo so, insomma, giusto per vedere un po' qualche cosa, insomma, su media che vado postando. Per chi è su Instagram, posto anche lì, Chiara Lofaro. Basta. Grazie. E l'annuire così?